Bentornati amici di Live Music Lombardia, di nuovo con le nostre video interviste. Quest'oggi con noi gli Interludio. Benvenuti ragazzi. Grazie. Allora, per cominciare io direi che sarebbe perfetto se vi presentaste, quindi i vostri nomi e lo strumento che suonate. Io sono Luigi Cozzi e suono il basso. Io sono Vladimir Antonazzo e sono il batterista. Io sono Michele Pagliara e suono le tastiere. Io sono Max Naplone, voce e coro di questo qua. Io sono Marco Marzetta e suono la chitarra. Ok, questi erano i nomi professional. Ci sono dei soprannomi tra di voi? Uno solo. Quello che avete alle spalle è Mick Bemolle Pagliara. Bemolle perché c'è una spiegazione logica. È così. Diciamo solo che è meglio non dire. Allora, io ho provato a sbirciare un po' su di voi, sulla vostra carriera. Vedo che siete nati nel 2013, quindi comunque formazione recente, da una festa aziendale. Esatto. Ecco, allora io qui vi chiedo di raccontarmi un po', perché è una situazione singolare la nascita di una band molto così. Singolare, molto singolare. Chi lo vuole dire? Allora, in realtà abbiamo iniziato a suonare insieme per caso, proprio durante una festa aziendale. In realtà doveva partecipare un gruppo che poi non è venuto. Quindi ci siamo Non facciamo il nome. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, vabbè, insomma, allora abbiamo bisogno di un basso, una batteria, una chitarra e una voce. E ci siamo guardati, abbiamo trovato gli elementi, ci siamo messi a provare un paio di volte e abbiamo iniziato. E ci abbiamo preso gusto, questo è il dramma, vero? L'aggravante è che ci abbiamo preso gusto. Ma funziona così, eh? Esatto, e quindi abbiamo fatto un'ulteriore festa aziendale, abbiamo fatto un paio di cosette e niente, adesso siamo qua. Bene, bene, direi che quantomeno siete assolutamente originali nella nascita della band. Da questo punto di vista, sì. Voi avete anche dei vostri pezzi? Per il momento no, solo in maniera embrionale. Solo in maniera embrionale, sì, molto nel bene. Nel senso che abbiamo il tastierista che è un fantasioso, uh-huh, e quindi come tale ha messo giù delle cose. Bene. E dobbiamo aggiustarlo un pelino. Quindi l'intento comunque è quello poi quello di... Lì, sì, esatto. Ok, quindi se invece doveste definirvi come band, come genere, per quello che suonate, cosa potreste dire? Siamo un disastro. È un buon inizio. Un disastro rock. Siamo un disastro. Il disaster rock vi dovevate chiamare allora. Così, so. Suonate comunque rock, blues. Suoniamo rock, blues, pezzi molto conosciuti. Uh-huh. E li interpretiamo un po', insomma, non è che li seguiamo in maniera molto fedele, comunque. Vabbè. Quindi con voi si canta? Si canta, si sì. Balla? Si balla, sì. Bene, allora devo togliere i tacchi poi, perché secondo sennò me sì, è meglio. Dovresti toglierli. Sì. Ok, a questo punto invece vi faccio delle domande un po' diverse dal solito, perché sono così, io mi diverto un po' così. Brava, però parla qualcun altro. Ah, non so, questo chi parla lo decidete voi. Dipende dalla domanda. Allora, io vorrei un po' di retroscena. Guarda, già le facce si inquietano. Allora, come sono per esempio le vostre prove? Sono metodiche? Sono folli? Sono da pizza e birra? C'è quello che stressa? C'è quello che invece si fa i fatti suoi? Allora, io sono curiosa. Un po' tutti si fanno i fatti propri. Questo, cioè, vige l'anarchia, una cosa molto, molto frequente durante le nostre prove. Però ci divertiamo tantissimo e questa è la cosa che conta. Questa è la cosa principale, esatto, che deve poi muovere tutto. Poi c'è molto divertimento, improvvisazione, e tutte le volte si ride, si scherza, si sbaglia, però è un divertimento unico. Bene. Molto intenso e profondo. Bene, bene, così capito, dovrebbe ragazzi? Essere. Così dovrebbe essere. Allora, vi chiedo invece un'altra curiosità. Ognuno di voi avrà dei suoi personali miti nella musica, qualcuno a cui si è ispirato o comunque qualcuno che le ha fatto un po' da guida spirituale, anche se vogliamo. Per quali sono i vostri? Per quanto mi riguarda, io sono il batterista, Nico McBrain degli Iron Maiden è il mio idolo. Per quanto riguarda gli altri ragazzi, vediamo, a ciascuno il suo. È giusto?
Beh, per me il gruppo che mi ha cambiato la vita in molti sensi sono sicuramente i Doors. Anche sono nato un po' come la leggenda dei Doors, sì, possiamo dire. Assolutamente, anche se io sono nato un po' come musicista di musica classica, studiando Chopin, eccetera. Però poi a 14-15 anni sono partito coi Doors e lì hanno stregato. E lì sono rimasto, diciamo. Beh, per me io sono un po' più pop di loro, anche perché vabbè, magari ballavo prima, quindi un pelino più pop. E i miei miti sicuramente sono Freddie Mercury e Michael Jackson. Assolutamente. Qua mi trovo un po' d'accordo, chi mi conosce sa il perché, ma non vado vedi, oltre. Vedi. Grazie, scusa. Ne parleremo in separata brava, sede. Brava. Ma personalmente, suonando la chitarra, chi mi ha avvicinato allo strumento è stato sicuramente Stevie Ray Vaughan. Di Stevie Ray Vaughan e Double Trouble. Purtroppo è morto quando ero molto giovane e non ho mai avuto l'occasione di vederlo dal vivo. Bene. Vedi, è sempre curiosa, mi manchi tu però. Sì, prego, che parla ti cerchi di nascondere. Io sono il più vecchio del gruppo, no? Uh-huh. E... quindi ascoltavi Giuseppe Verdi, non no, so. No, non così vecchio, non così. Non lo so. No, non così si vecchio. Sa mai. No, non così vecchio. Questo è il genere di battute che facciamo solitamente. Ah, posso venire allora in sala prove, okay. Secondo me sì. No, nel senso che insomma io ho iniziato a ascoltare, ha iniziato a suonare con i Beatles. E beh, non è che stiamo dicendo una roba poi da nulla. Poi dopo sono arrivato agli Iron Maiden. Insomma. E quindi poi mi sono fatto tutto un percorso. Però fondamentalmente quelli che a me piacciono veramente ancora adesso tanto, Jimi Hendrix in assoluto, Knopfler, Dire Straits e i Rolling Stones, per quanto mi riguarda. Beh, direi che comunque non sono dei nomi da poco, Ah no, a voglia. Hanno fatto storie, tutt'oggi fanno storie ancora. Sono vecchietto, sono un po' datato come gusti, hai visto? Beh, ma anche non direi, perché non mi grazie a Dio c'è ancora qualche ragazzo attualmente che ascolta della sana musica. Ho scoperto con piacere che ci sono dei 17enni che ascoltano i Led Zeppelin. Vedi? E questa cosa mi piace. Anche a me. Ok, vi faccio un'altra domanda invece. Il nome della band, Interludio, vuol significare qualcosa in particolare per voi o no. Della serie, vabbè, come ci chiamiamo, inventiamo allora, iniziamo. Se ti raccontiamo come è nato Interluvio, c'è un episodio, no? C'era una partitura di un pezzo che poi tra l'altro suoniamo. All'interno del pezzo c'era proprio scritto Interludio e allora ci è piaciuto, basta, tutto qui. C'è una roba talmente banale che... Meno male che non avete scelto la parte dove c'era scritto, non so, crescendo, intro, no. Esatto. Perché, insomma, Interludio ci è piaciuto fa un po' più... e basta. Un po' più rock. Bene, un'ultima domanda per chiudere, i vostri contatti, dove possono eventualmente scoprire qualcosa in più su di voi i nostri amici da casa? Questo è un po' un problemino, perché non ci abbiamo, non abbiamo ancora il sito comunque. Ma creiamolo ora. Allora amici, io vi prometto che dalla prossima settimana troverete abbiamo, la pagina Facebook, esatto, che sarà www.facebook.com/interludio. Interludio, esatto. Vero? Me lo promettete? Perché adesso sì. Si sono incuriositi, eh? Molto bene. Bene, io vi ringrazio. Eh sì, guarda, già vedo delle facce qua intorno. Perché non ci avete ancora sentito suonare? Ma comunque io sono molto curiosa. Scusa a tutti. Noi le chiediamo in anticipo, chiediamo scusa perché è così. Va di solito, bene. Guarda, quelli che partono così poi sono i migliori. Ma... quindi io mi aspetto non lo che so, conferma la regola. Ne parliamo dopo. Vabbè, facciamo un post intervista. Va bene. Mamma mia. No, scherzo. Allora, vi ringrazio. Grazie. Ringrazio ancora una volta Live Music Lombardia per averci fatto scoprire dei nuovi amici, una nuova band. Vi aspettiamo sempre con le nostre video interviste. Grazie, a presto. Grazie a te. Ciao.